Bene, salve a tutti ragazzi, qui è AlexDXD666 e finalmente mi è arrivato il mio HDPVR2, l'ho anche aperto e montato, però ho trovato serie difficoltà dato che tutto il libretto di istruzioni, comprese le scritte iniziali, sono in tedesco e l'unico aiuto che ho avuto è stato questo schema qui e un video che ho trovato su YouTube. Allora, praticamente montarlo a quanto pare è molto più semplice di quanto si pensa. Basta collegare il PC ha una presa che vediamo benissimo qui, che è questa qua dove appunto sta il segno che è collegato il computer. Fino a qua ci siamo, al fianco sta un'altra presa dove va collegato l'alimentatore. Dopodiché, se dobbiamo registrare con la PlayStation 3, la dobbiamo collegare all'apposito ingresso, cioè questo qui piccolino, non l'HDMI quello a fianco, e collegare i fili in un determinato ordine, ovvero sono rosso col nero e rosso, bianco col nero e dentro il bianco, rosso col nero dentro il bianco. Infatti questi due sono dell'audio e questi tre sono del video. Qui stanno poi verde, blu e rosso. Ecco il verde. Eccolo qua. Il verde. Perfetto. Dopodiché vediamo la luce verde ferma che non lampeggia più come faceva a me all'inizio. E per montarlo avrete l'apposito CD, ovvero questo CD qui, che vi chiederà di fare due passi: installare l'hardware e installare il software. Passiamo al prossimo capitolo. Sul computer dovremmo fare le seguenti cose: dovremmo farci installare ArcSoft, questa qua, Showbiz, che servirà per registrare le gameplay. Ce la installerà il programma, non vi preoccupate, è inclusa nel CD. Dopodiché c'è un'altra applicazione che ho trovato abbastanza utile, Outpage, per inserire il proprio logo. Ecco, vedremo che si apre questa finestrella. Voi fate di no perché vi chiede di aggiornarlo tramite internet. Dopodiché andiamo su cattura, qui in alto, e ci uscirà questa finestrella. Aspettiamo un attimo che carica. Ecco qua, come potrete vedere, sono uscite diverse scritte e ora si sta caricando l'immagine della Play. Ecco qua, come vedete, quello che vedete sulla Play lo vedete anche sul computer. Bisogna selezionare come riproduzione M2TS da Video Component Lean in RCA e poi potete iniziare facendo o cattura o premendo l'apposito bottone sull'HDPVR2. Dopodiché, che altro abbiamo da dire? Qui è stato un po' complicato attaccarlo alla TV, perché io ce l'avevo collegato col cavo HDMI e voi dovete andare a fare una semplice opzione sulla PlayStation 3, ovvero dovete andare, ecco, guardiamolo dal computer, c'è un po' di ritardo, infatti adesso si muoverà sul computer. Ecco, come vedete la schermata era qui, gira un po'. Allora, dovete andare su impostazioni, impostazioni del display e cambiare la prima, impostazioni dell'uscita video. Dovrete mettere component di terminal e selezionare tutte tranne l'ultima 1080p nel caso della Play. Dopodiché vi chiederà se inserire impostazioni audio. Voi dovete mettere l'audio della scarta, ovviamente. Quello qui che vedrete è il filo rosso e il filo bianco. Dopo aver fatto questo troverete appunto la PlayStation collegata, ma come vedete adesso sta facendo l'operazione. Quindi non hanno ancora risolto il problema del ritardo tra PlayStation e computer. Bene, detto questo, il mio video tutorial è finito. Se lo volete anche per l'Xbox, ma è la stessa identica cosa, l'unica cosa che cambia, che dovete premere sulla freccetta qui, selezionare HDMI e poi andare a selezionare MP4. Non cambierà niente. Comunque, se volete anche quello dell'Xbox, basta che me lo scrivete nei commenti e ve lo farò. Mettete un bel mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale.